Ciao, io sono Emanuele, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di tabagismo e diabetici. Ma prima ti ricordo che sono uno studente di medicina ormai al terzo anno, mancano altri 3 lunghi anni, un percorso lungo e infinito verso questa agonia che si chiama laurea. Ma prima, sono diabetico da più di 15 anni, quindi convivo con il diabete di tipo 1 e sono stato campione italiano, nonostante appunto il diabete, su cui probabilmente uscirà un video a breve su questa cosa, ma resta aggiornato sul canale. Ti ricordo quindi di iscriverti sul canale, anche perché la maggior parte di voi si guarda i video ma non è iscritto, cioè perché dovresti guardarti i video se non ti iscrivi? Che senso ha? Ti ricordo di passare anche sul canale per farti un giro e vedere quindi quelli che sono video riguardanti la gestione delle glicemie, la terapia, gestione della glicemia, lo sport, la dieta, gli sensori, tutto quello che vuoi, tutto e quello che non ti hanno detto in diabetologia perché non ho tempo di dirtelo o perché se lo dimenticano o perché tu non gli fai le domande, perché non è che loro vogliono tenerti nascoste le informazioni. Veniamo quindi all'argomento del video. Ovviamente, e questo sappiamo tutti, fumare crea bagoli infiniti e disagi a non finire. E ovviamente, qualora tu fossi un fumatore, smettere di fumare è una delle scelte più anzi, non una delle più, è la scelta più vantaggiosa in assoluto per la tua salute. E su questo proprio sicuro al 100% non ci piove, lo sai, perché è pieno di pubblicità, di gente che sono i buchi qua perché fumano e non hanno più la gola, ok? Benissimo. Ora, venendo a quello che sono invece gli effetti sui diabetici, ha un effetto iperglicemizzante il fumo di tabacco su quello che è la glicemia nel caso di diabetici di tipo 2, e è un notevole fattore di rischio quindi in tutte quelle situazioni da prediabete, per cui può causare notevoli disagi profondi interiori che ti logorano e poi muori improvvisamente. È male perché fumi, non fumare che ti fa male, poi muori. Per la precisione, questo vi snocciolo questo dato che non ricordo però dove l'ho preso, quindi prendetelo un attimo con le pinze. Chi fuma ha un 44% in più di sviluppare il diabete rispetto ai non fumatori, per cui già rischi di svilupparlo. Se in più già ce l'hai il diabete, immagina come possono peggiorare le cose, cioè un po' di cabeça che vuoi. Mentre per chi è diabetico di tipo 1 sarebbe come dire fare a gara sgomitando per avere un infarto o un ictus, in quanto il fumo, come in tutte le persone, peggiora quelli che sono tutti i fenomeni cardiovascolari. E qualora tu non fossi una persona che è molto attiva, ed è difficile che tu lo sia se fumi perché insomma i polmoni non te lo permettono, rischi di avere un infarto e quindi complicazioni dovute alle malattie cardiovascolari. Vi lascio tra l'altro adesso questa citazione del vicepresidente dell'Associazione Italiana di Tabaccologia, Vincenzo Zagà, dove dice: il fumo associato al diabete, a seconda di quanto è controllato, può raddoppiare o quadruplicare il rischio legato al fumo. Tra l'altro, alcuni studi fanno pensare che il fumo rende più difficile tenere sotto controllo la glicemia anche nelle persone con diabete di tipo 1. Ora, non esiste un bianco e nero per cui è facile discriminare e dire: a quel tot numero di sigarette tu avrai questa complicanza, ok? Non si può fare. Quello che si può dire però è che la complicanza è legata poi alla quantità di sigarette fumate, per cui se tu fumi 15 sigarette avrai sicuramente una complicanza maggiore di chi ne fuma 5, sicuro, sempre, ok? Ora c'è un calcolo riguardo alle sigarette per giorno prese, ma non è di per sé utile, cioè alla fine quello che ti serve sapere è che se tu fumi, più fumi, peggio stai. Cioè non è che, vabbè, fumarne uno, fumarne 50 è uguale. Ne fumi una, stai meglio rispetto a fumarne 50, ma se fumi 0 è meglio rispetto a fumarne una, ovviamente. Altri dati sono, ad esempio, che li leggo perché me li ho scritti, altrimenti non li ricordo. Chi accende almeno 20 sigarette al giorno ha un rischio di diabete superiore del 61%, mentre per i fumatori leggeri, quindi quelli meno di 20, la percentuale di rischio è più alta del 29% rispetto ai non fumatori, quindi abbiamo visto che comunque aumenta il rischio, quindi perché devi rischiare di più se già ce l'hai il diabete? Cioè, non ha senso, ok? Non ha senso. Benissimo, andiamo avanti. A confermare quanto detto vi è anche l'associazione dei diabetici coreani, che tra l'altro stanno andando di moda per via dell'anno scorso che c'è stata la serie TV Squid Game, ma non solo, cioè tutti i fenomeni del K-pop, ma vabbè, questo non ve ne frega niente, andiamo avanti. La Korean Diabetes Association, quindi associazione di diabetici coreani, considera come l'abbandonare il vizio del fumo sia il passo migliore riguardo il miglioramento nella prevenzione delle malattie cardiovascolari legate al diabete. Poi, questo è un esempio, ma in realtà sono
notevoli e numerose la quantità di associazioni autorevoli che si esposta contro il fumo, ma sin da viene fatta prevenzione anche parlandone nelle scuole, per cui il fatto che il fumo faccia male, questo lo sappiamo tutti quanti, cioè nessuno deve pensare che il fumo non faccia male, è una favola che ci vogliamo raccontare eventualmente questa. Tra le varie cose che può fare il fumo, come ad esempio polmoni, gola, denti, gengive, e mille altre complicanze, come complicanze cardiovascolari, come abbiamo visto, contribuisce anche in cose legate molto in particolare al diabete, come ad esempio lo stress ossidativo e infiammazioni. Come vi ho detto in altri video, i diabeti sono più suscettibili a essere tra virgolette infetti da subire quindi infezioni batteriche o virali, per cui la reazione dell'organismo è fornire un'infiammazione quando vi è presente un'infezione batterica o virale, ma in generale il nostro organismo è meno adatto a il nostro organismo, intendo in quanto diabetico, presenta un sistema immunitario che è meno forte, per cui aumenta il rischio nel quale si presentasse un'infiammazione, senza considerare inoltre che infiammazioni, quando sono dovute quindi a infezioni, contribuiscono ad alterare quello che è l'andamento della glicemia, ne avevo già parlato in un vecchio video, ma questo è dovuto perché le infezioni batteriche sono ad esempio causa di insulino resistenza, dell'insulino resistenza a sua volta ne avevo già parlato in un altro video che vi lascio tutto nelle schede qua in alto a destra. Ora vi leggo due piccoli pipponi finali, giusto perché così sono sicuro di avervi rotto le balle a sufficienza e cerco di fare magari un po' di terrore psicologico per cui magari smettete di fumare, perché vi fa male, muori, se tu fumi poi muori, ti fa male, ok? Questo è quello che dico ai miei amici ogni volta che si accendono una sigaretta, pensa che persona che rottura di coglioni ogni volta che loro si vogliono fumare la paglia in pace. Ok. Le sostanze tossiche del fumo e il diabete, infatti, agiscono in modo molto simile sull'apparato cardiocircolatorio. Sia gli alti livelli di glucosio caratteristici del diabete, sia il fumo, danneggiano le pareti e le arterie, favorendo la formazione quindi di placche aterosclerotiche. Quando ciò avviene, la capacità del vaso sanguigno si riduce, producendo molte conseguenze: maggior rischio di ictus, infarto, disfunzione rettile e malattie renali. Si stima che per un diabetico che fumi, le probabilità di sviluppare queste complicanze siano doppie rispetto a un malato non fumatore. Allo stesso tempo, chi fuma ha maggiori probabilità di non rispondere in modo adeguato alla terapia diabetica e insulinica rispetto ad un fumatore, rispetto ad un non fumatore, sempre diabetico. Quindi ciò comporta un'ulteriore complessità nella gestione della glicemia che può portare a iperglicemie e, come ho detto qua, ulteriori eventuali placche aterosclerotiche, ma non solo, problemi a livello della retina, ti amputano il piede, muori male, bla bla bla, ho fatto video sulle complicanze legate al diabete, anche quello nelle schede. Andiamo avanti. Il fumo può causare infatti un innalzamento dei livelli di glucosio nel sangue, come vi avevo detto. Il diabete già di per sé richiede un controllo costante delle glicemie perché se si mantenga entro valori normali, ma il fumo può rendere la gestione di questo aspetto ancora più difficile. Il fumo può rendere l'organismo più resistente all'insulina e come conseguenza dell'azione inefficace di questo ormone, il livello degli zuccheri nel sangue può aumentare. L'alterazione della glicemia così generata può, nel tempo, portare a gravi complicanze correlate al diabete che possono interessare reni, cuore e vasi sanguigni. Ora, io ti ho fatto un piccolo sunto di quelle che sono complicanze legate al diabete e il fumo, ma sappiamo tutti che fumare fa male, ok? Cioè, questo video vuole essere solo una piccola goccia nell'oceano di informazione che si pone contro il tabagismo, ok? Io spero che chi tra di voi o chi di quelli che è iscritto al mio canale o comunque guarda i miei video non fumi, cioè spero che voi non fumiate, ma qualora voi fumaste, spero che questo video contribuisca a farvi venire voglia di smettere di fumare. Ok, so che è un brutto vizio da cancellare ed è difficile, però provateci, cioè, è importante per voi e per la vostra salute. Ora, siamo arrivati alla fine del video, io ti ricordo di iscriverti, lasciare un mi piace e un commento qua sotto riguardanti che video ti piacerebbe vedere o qualcosa riguardante dubbi, domande, perplessità riguardanti questo video e questo tema in particolare. Ti ricordo inoltre di fare un giro sul canale per vedere ulteriori video, informazioni che magari ti sei perso riguardanti ad esempio i sensori, la dieta, lo sport, il diabete, cosa mangiare, cosa non fare, cosa mangiare prima di fare sport, eccetera, eccetera, eccetera. Io ti ho detto tutto, ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!